Welcome back, lui Michele, conosciuto come Mike of Ederse sul web, e siamo di nuovo qui per un'altra difesa titolata. Vedi, ancora in palio. E di nuovo contro Luke Rockhold. Direi che questa puntata potremmo chiamarla Rockhold Again, perché come la scorsa, ce lo ritroviamo di nuovo davanti. E vabbè, e quindi affrontiamolo. Quindi prepariamo questo match. Siamo di nuovo 5 settimane. Sembra quasi che stia replicando la puntata della scorsa volta, ma non è così, è una puntata diversa. Lo so, già nella scorsa puntata, no? Perché poi ha affrontato Rockhold, ma niente, ce lo ripiazzano di nuovo davanti, quando purtroppo è una cosa che penso sia normale, anche realistico, nel momento in cui uno è campione, non può, cioè difficilmente uno può scegliersi l'avversario, ma spesso gli viene indicato comunque dalla federazione. E quindi ci sta, cioè dobbiamo per forza accettarlo, è quello il discorso. Comunque, ci siamo qui, e allora farei un'altra cosa per oggi, io direi di andare con questo esercizio in clinch, tanto miglioriamo questa cosa dei takedown, ma giusto per arrivare a almeno quel 70% che ci può, ecco, 72, va bene, quel 72% di forma che ci consente poi di fare lo sparring, che a questi livelli comunque è, diciamo, cioè ormai è un passaggio obbligato praticamente a ogni preparazione, soprattutto a questi livelli che si è praticamente migliorato tutto, ha preso tutto, quindi andiamo. Tra l'altro io sto registrando questa puntata. Sto registrando questa puntata. Dicevo, sto registrando questa puntata praticamente cioè subito dopo quella che avete visto la scorsa volta, ecco. Che però questa sia la puntata di venerdì, insomma, la scorsa puntata però sia quella invece del lunedì, o forse no, comunque no. Diciamo, a volte le puntate registro con anticipo, quindi a volte capita che non so bene quale puntata vanda in onda quando, ecco. Tra l'altro, una cosa voglio dirvi, insomma, approfittando di questi momenti un po' così. Vabbè. Dicevo, approfittando di questi momenti un po' così, insomma, così vedrà più o meno stesse cose delle scorse puntate. Volevo dirvi, annunciarvi una cosa. Che non so se ho detto nelle scorse puntate, ma credo di no. Ecco, ho deciso che questa Suzu Wakuno Maiku sarà l'ultima carriera su UFC 3. Perché questo? Ho deciso questo perché, diciamo, sono arrivato al massimo, ho fatto, diciamo, più o meno tutto quello che si poteva fare su questo gioco, sulla modalità carriera di questo gioco. Questa serie, diciamo, l'ho voluta fare in più, un extra, perché ci tenevo onestamente a fare un omaggio a modo mio a quello che considero un vero e proprio maestro di YouTube, un maestro del gaming su YouTube, inteso come gaming parlato, come critica videoludica, ecco. Ci tenevo parecchio a farlo, e quindi sono qui a fare, insomma, questa carriera. Però, cioè, se non fosse stato questa carriera, già avrei smesso di cliccare su UFC 3, già dopo l'ultima, quella mia prima, cioè quella su Kuro Lee, già sarebbe stata l'ultima che, volendo, poteva, ecco, se non era per il fatto di fare questo omaggio, ci tenevo a farlo, buon Sabaku no Maiku, se non era per questo, diciamo che questa carriera sarebbe stata anche una
quella carriera della Curie sarebbe stata, per come si è svolta, per la storia che ha raccontato, sarebbe stata, volendo, anche una degna chiusura, diciamo, di questo arco delle carriere, soprattutto delle arti marziali ignoranti su UFC 3. Sarebbe stata la chiusura ideale, diciamo, del mio percorso su questo canale, su questo gioco. Però, insomma, ci tenevo a fare questo omaggio e pensavo che per il mio modo di fare, con la fantasia ferrea, fantasia che mi capita a me, il modo migliore che mi veniva in mente era proprio quello di farlo qui. Dai, fai questo omaggio proprio qui su VS 3, perché insomma, pensavo potesse essere particolarmente divertente immaginare Sabaku no Maiku alle prese con le arti marziali miste. Ecco, penso sarebbe stata una cosa, diciamo, l'ho detto, particolarmente divertente. Però, insomma, come posso dire, quando si dice troppo stroppia, nel senso, finché questa serie omaggio, spin-off di quello che di fatto è la serie Arti Marziali Miste Ignoranti su UFC 3, cioè, finché questa è un omaggio, ok, ma dopo questa io direi che chiuderò con UFC 3. Poi quello che cioè, chiuderò, metterò in pausa, diciamo, le arti marziali miste, ecco, ignoranti, in attesa della, come posso dire, del prossimo UFC, della prossima iterazione di questo gioco sulle arti marziali miste, targato Electronic Arts. E perché? Questo che non sentivo dire che nel 2020 dovrebbe uscire comunque una versione di UFC 3, quindi eventualmente le prossime arti marziali ignoranti, le prossime carriere ignoranti non potrebbero che partire su quella nuova versione, ecco, del gioco. Nel frattempo vedo una bella inter cosa interessante, intervista con Megan Olivi, ci sta, dai, nostro Michele Poggi, ci sta un'intervista a Megan Olivi, e poi ultimi 10 punti lo usiamo su, vabbè, scrivere social media, perché comunque nostro Michele Poggi a modo suo comunque è un personaggio veramente molto molto social. Scusate la tosse, andiamo. Detto questo, andiamo al match, al 29esimo match del nostro Sabaku no Maiku, il nostro Michele Poggi. Ennesima difesa titolata. E di nuovo contro Rockhold. E vabbè, le relazioni social ormai, il web ne è pieno. Ecco, conquista il nostro Michele Poggi, il nostro Sabaku no Maiku conquista anche le arti marziali miste, almeno qui in questo mondo. Eccoci qua, di nuovo Poggi Rockhold, di nuovo i pesi medi, cioè nuovo per il titolo, scusate, i pesi medi. E di nuovo sta per entrare, eccolo qua, di nuovo molleggiato, di nuovo convinto, Luke Hold da Santa Cruz, California. Cosa dicono di lui? Cintura nello jiu-jitsu, takedown potenti, ha vinto 4 degli ultimi 6 incontri. Ok, va bene. Diciamo che lo scorso match è andato particolarmente bene, nel senso che comunque il nostro caro Sabaku no Maiku si è dimostrato ampiamente superiore. Ma c'è sempre un ma. Non mi sono mai sottovalutarlo. Il momento in cui sottovaluta troppo l'avversario è proprio il momento in cui si cade. Ma quest'uomo qui, quest'uomo che sta entrando in questo momento nell'ottagono, lo sa benissimo. Sabaku no Maiku, Michele Poggi, campione del mondo dei pesi medi. Pronto per questo match? La grafica di YouTube, vediamo che dicono. Forte nel ground and pound. Vabbè, molto veloce, ha vinto 12 conti su 12 per KO.
Diciamo anche 28 su 28, ma vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Quindi andiamo. Ci siamo pronti. Taylor e Tape, vabbè, come quella scorsa puntata, 8 centimetri in più, sia in altezza che in portata per Luke Rockhold. Uno svantaggio fisico per il nostro Michele Poggi, che però non ha impedito di vincere la scorsa puntata. E adesso ne inizia un altro match. Fight! E subito lo sente Rockhold. Subito lo sente. E di nuovo giù Rockhold. Attenzione, riprova di nuovo il Sabaku kick, ma non va a segno. Attenzione, prova a reagire Rockhold. Ottima combinazione di Sabaku, calcio al volto. Attenzione, ottima combinazione ancora di Poggi. Prova a reagire anche con calcio al corpo Rockhold, calcio al corpo di Sabaku, calcio al corpo di Rockhold. Attenzione, si fa aggressivo Rockhold. Attenzione, prova a rialzarsi Sabaku, ce la fa. Attenzione, e questo l'ha preso, l'ha sentito, scusate il silenzio, ma ero piuttosto concentrato. Ancora, prova a reagire Rockhold. Ottima combinazione Michele. Calcio ha dato parzialmente a segno. E qua l'ha sentito ancora. E giù, attenzione, va giù. Di nuovo giù Rockhold. Oh, attenzione, guardia piena. E va a rialzare. Si rialza Poggi. Calcio a vuoto Michele, a vuoto anche Rockhold. Di nuovo vuoto Michele. Reagisce Rockhold. Ancora calcio al corpo. Ancora al corpo Rockhold. Michele. Di nuovo combinazione. L'ha sentito di nuovo. E di nuovo giù. Di nuovo giù Rockhold. Stavolta però Michele va a terra con lui e finisce il match. Seconda vittoria di Sbacco Michael contro Rockhold. Un Rockhold che stavolta ha resistito un po' di più, se l'è giocato un po' di più, ma è sembrato comunque chiaramente inferiore al suo avversario, chiaramente inferiore al nostro Sbacco Michael. Poco da fare c'è stato per lui, ma direi anche stavolta siamo in silenzio a ascoltare la programmazione. E ancora campione il Grand Master, il Gran Maestro Sabaku no Maiku. Semplicemente inarrestabile, semplicemente insuperabile, semplicemente, almeno per ora, imbattibile e semplicemente insopportabile anche quello che sta parlando di sottofondo. Te vuoi zittere un attimo? Oh, grazie. Comunque e vabbè, soliti bonus, solite cose, solita vittoria. Siamo a 29 vittorie per il nostro Sbacco Michael, 29 incluso vittoria del titolo e difesa titolata. And still è ancora campione del mondo dei pesi medi il nostro Sbacco Michael, il nostro Michele Poggi. Continua a essere vincente. Vabbè, solite le reazioni social.
Non credo debba succedere o succederà qualcosa in particolare adesso. Credo proprio di no. E infatti, signori, direi che possiamo salutarci qui allora e darci appuntamento alla prossima puntata di questa serie omaggio a Sabaku no Maiku, questa serie chiamata Sabaku no Octagon. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.